Ok, la situazione è un po' di merda. Guarda, Matteo, guarda che pazzia che sto facendo sopra. No, perché? Dobbiamo allargare sotto, non sopra. Ah, ma dopo gli anni in grado. Che sennò c'è qua una nuova capitana, capì? Sennò mi scoccio di andare fino a qua. Ma è inutile perché dobbiamo fermare la Polonia prima. Se Ti preoccupa. la facciamo capitolo adesso, perdiamo un sacco di punti. È Chi deve capitolare? la Russia. Anche perché io non ho le truppe per fare tutto sto Io sì, fronte. io sì. Ma anche perché io ho Tiger, loro no. Cioè, l'ho ricercato 2 anni prima. No, Tiger, per modo di dire, ce ne avrai uno in ogni divisione. ne ho 5. Aspetta, faccio vedere. No, Infanteria. dico. Ok, che c'hai 5 divisioni di Tiger, ma a vedere se ci stanno. No, su quello ci stanno, ma prima ne avevo 20.000, mo 13.000 ne mandano, voglio dire. Ah, basta che clicchi sulla divisione e ti dice quanti ce ne stanno. Ma comunque c'è un'organizzazione questi che fa paura. Guarda come li blocco, guarda come li blocco. Se prendiamo un Leningrado, fermo un'avanzata. Capì? Quello è il mio intento, più che altro. Fermo un'avanzata a Leningrado e mi sposto a sud. Abbiamo quasi bloccato i polacchi, i pononi. I pononi. Ce ne Attacchiamo vanno. tutti! Madonna! Leningrado sarà nostro. Deve, per forza. 23, 10, 9, 19, 23, no, cinquantina di divisioni. Oddio, Panzer 4. Panzer medio però. Unione Sovietica cade. Di fronte al Nel nostro. frattempo io ho ripreso pure i miei punti di battaglia. Grandissimo, bel testa a testa, eh. L'importante è che ci abbiamo almeno il 75% dei punti rispetto agli alleati. Come si fa a vedere? Se noi ci abbiamo 22, cioè già noi Ah, vabbè, facciamo sì. 50% da soli, Ah, capito? vabbè, sì, questo sì. Ah, poi, ma siamo noi i diretti interessati a questa guerra? Sì, noi e la Romania, poi ci sta l'Inghilterra, mi sembra. Sì. È un po' monia, vabbè, una po' monia. Sbagliato io a fare tutto, però. Vabbè, all'inizio la Polonia stava avanti, l'abbiamo fermata. È Vabbè, però ci ha andata giù. aiutato, tutto sommato, lo dobbiamo dire. Onore al merito alla Polonia che ha resistito. Su questo bisogna Anzo, dirlo. avanza pure. Parliamo della Polonia, qua giù. Non è che. Poi sta facendo Baltic Navy, quindi una sua armata navigare in tutti i fiumi dell'Europa. E. Tutte dici tu. Oddio, Matteo, ha preso Mosca. Salve. Oddio. Vabbè, Vladivostok è la capitale, ma Vladivostok A voi, come a te, prima di arrivare laggiù. ci arriviamo? Non ci arriviamo proprio. Comunque, Dovrebbe cadere prima. ho vinto grazie alle mie truppe di fanteria che ho fatto subito. Se non avessi fatto le truppe di fanteria, se non avessi fatto la fanteria a piedi, che ci dicono a carri armati, non avrei vinto. Il bene è che io ho messo 5 divisioni su Leningrado perché sono sicuro, perché guarda che fa la mia logica. Perché mi sono rotto di perdere uomini? Dopo arrivo a 1 milione. No, non posso crederci. La Liberia è una nazione molto forte. Io penso che con la Liberia a fianco degli alleati, io credo che. Vabbè, è bellissima questa. Io penso che la Liberia, ora che si è andato con gli alleati, appunto, saremo Sarà. sconfitti, saremo troppo deboli che la Liberia. I nandi partigiani qua mi vogliono così tanto bene da mandarmi loro regali atomici. 99%. Dai! Oh oh! E fa 6. Sì, è fatta! Uff. Vinci tutti! È fatta! Ti do a te l'onore! Madonna, a me mi hanno dato il 50% della roba che c'avevano. Tipo 6. Ho preso 10.000 fucili. Ti do a te l'onore!
di iniziare, anche perché devi iniziare. Ci vogliamo fare Puppet e la Finlandia? Che dici? Allora io ho quasi finito dopo tutti i soldi. Ho sbagliato. Zero questo, zero questo. Che costava zero, tanto. Uno, madonna, è pochissimo. Cioè, perché poi siete territori, se tu mi migliori, sai quanta roba buona che ti dai da mangiare? E non zoom. Vai. Prendo altri due territori e poi ti do tutti i punti. Anzi, aspetta, mi faccio una linea però. In caso il puppet si incazza, me lo posso attaccare. Spero di no, ovviamente. Ma io non penso. Se lo fa, minca. Beh, raga, direi che è stata una guerra molto sanguinosa. Che però noi ne siamo usciti. Ma ne basta la pena. Ne basta la pena con tutte le risorse che abbiamo. La Polonia si sente leggermente minacciata, ma poco poco. No, ma perché, scusa? Come fai a dirmi? Io non credo a quello che dici, penso che... Ma sta roba la piglia io. Io non potevo prenderla. Te la do a te. Ma no. Vabbè, come ti pare. Cioè... Non mi serve a me. Il prossimo turno te l'avrei data io. Tieni, tieni. Ok, questo te la do a te. No. Non posso. Ok, sì, dai, che se no... Dammi solo quel pezzettino. Anche posso. Ah. Bene, ragazzi, allora, vediamo un po' una situazione. La Russia è un puppet italiano. Con molte fabbriche, devo dire la verità, anche un buon manpower, sono contento. E poi c'è la nostra Finlandia, che anch'essa ha buone fabbriche, ha già una divisione e vabbè. Quando sei pronto continuiamo. Vai, vai, così. Ok, va bene. Bene, ragazzi, sono successe un po' di cose. Proprio un millisecondo dopo che è successo tutto questo casino, allora, la Polonia ha dichiarato guerra alla Romania perché ha lasciato la nostra fazione, così come la Turchia, perché sono diventati entrambi fascisti e sono parte del Giappone, della fazione del Giappone. Ho dato The Blues da qua alla Bulgaria, la Romania sta perdendo terreno e le nostre divisioni hanno già dato un piano di attacco e sto aiutando la Finlandia a riprendersi. Ovviamente, dopo una guerra del genere è difficile riprendersi. Anche la Russia, ovviamente, il puppet italiano si sta riprendendo piano piano. Ora bisogna vedere se attaccare il Giappone nella sua fazione e o attaccare gli alleati. Io ho detto una cosa: se anche la Bulgaria abbandona la fazione, attacchiamo il Giappone. Bene, raga, allora stiamo invadendo la Spagna e niente. Potremmo chiamare tutti, però non avrebbe senso. Ragazzi, potete vedere, la Spagna perde unità perché Don Perone fa degli attacchi suicidi alle nostre navi e muoiono. Naranjo, Non so cosa serva, però, se vuoi. Boom, fatto. E non l'ho fatta apposta. Non l'ho quasi fatto apposta. Perché non ho capito? Perché la Francia non è capito nato? Io ho lanciato un'atomica. Ma le atomiche non fanno un cazzo. Ma come prima... Vabbè. Le atomiche non fanno niente. Distruggono solo la roba. Vabbè.